Bene amici di Tutto Hardware e Phones, nel video di oggi vedremo come effettuare mining tramite apposito programma. Quindi utilizzeremo sostanzialmente l'hardware del nostro computer per minare le criptovalute. Prima di cominciare col video, sigla. Prima di iniziare vi spiego cos'è il mining in breve. Mining vuol dire semplicemente, deriva dal termine inglese che vuol dire minare, cioè estrarre delle criptovalute, perché in questo caso estrarremo delle criptovalute. I bitcoin sono infatti degli esempi di criptovalute, infatti è un esempio di criptovaluta. Con questo programma sostanzialmente estrarremo bitcoin, ovvero micro bitcoin. Non proprio bitcoin, ma micro bitcoin, che possono essere poi successivamente convertiti in denaro ritirabile tramite PayPal, Pioneer oppure Webmoney. Cominciamo quindi con registrarci, perché prima di scaricare il programma dobbiamo effettuare la registrazione. Vi lascerò in descrizione questo link, non dovete fare altro che aprirlo, scorrete sotto, scendete in fondo nella pagina fino a quando vi compare registrati. Ok, vi chiede qua il codice captcha, poi dovete inserirlo dopo. Inserite l'email, quindi faccio un esempio. Confermatela e inserite la password. Dopodiché cliccate sulla spunta accetto i termini di servizio e cliccate sul pulsante register. Una volta registrato dovrete poi scaricare l'applicazione e vi scaricherà automaticamente il programma una volta effettuata la registrazione. Adesso io il programma già l'ho scaricato, perché io già ho fatto la registrazione, di conseguenza non devo effettuare altra registrazione. Il programma ve lo lascio in descrizione da scaricare, è questo qui. Lo aprite, fate doppio clic e attendete che il programma venga scaricato. Ok, installazione completata, clicchiamo su Launch per avviare il programma. Una volta effettuata la registrazione, questa pagina web potete chiuderla e attendete che il programma si apre. Cliccate su Accetta per accettare i termini di condizione del servizio. Una volta fatto, cliccate su CPU on. Questo significa che potete effettuare mining grazie anche alla CPU, oltre che al processore grafico. Se non volete utilizzare la CPU per minare, cliccate su off. Il sistema, il programma non effettuerà mining tramite il processore, ma utilizzerà soltanto la scheda video. Lasciate queste spunte abilitate, in alternativa potete decidere di togliere questa qui, ovvero di lanciare l'applicazione quando Windows si avvia, quindi quando accendete il computer si apre il programma e inizia a effettuare il mining. Fate next e attendete. Ok, il programma è stato installato a questo punto e bisogna adesso cliccare su start per avviare il benchmark. Questo vi consente di verificare se il vostro computer è in grado di effettuare mining. Infatti controlla sia il processore per vedere se il processore è in grado di effettuare mining e sia la scheda video. Nel mio caso la scheda video è segnata in rosso perché non è in grado di effettuare, di estrarre monete tramite la scheda grafica. Quindi estrarrà monete soltanto utilizzando il processore. Ecco che sta facendo una stima di quanto noi potremmo guadagnare in base all'hardware che noi possediamo e dobbiamo aspettare questa procedura. Generalmente ci vogliono dai 10 ai 15 minuti. Qui a destra trovate le schede grafiche supportate per effettuare mining. In questo caso consiglia AMD Radeon dalla 280X fino alla 580 e superiore e dalla Nvidia GTX 560 Ti alla 1080 Ti e superiore. Come processore consiglio un processore a 64 bit sia AMD che Intel. Ok, dopo che il programma ha effettuato una stima dei vostri guadagni, come avete potuto vedere da me mi diceva stimato dai 15
ai 59 micro bitcoin, quindi si parla di 1000 bitcoin. Cioè un guadagno veramente basso perché comunque io ho un portatile abbastanza vecchio. Cliccate poi su Start per avviare la procedura di estrazione delle monete. Se volete fermare il mining, fate Stop. Se lo volete fare ripartire, cliccate su Start e inizierà il processo di mining, quindi di estrazione. Allora, potete utilizzare questo programma mentre state utilizzando il PC per lavorare, quindi ad esempio scrivere un documento su Word, navigare su internet, guardare un film e tanto altro. Non potete utilizzarlo però nei giochi, quindi quando state avviando un gioco, il programma si disattiverà automaticamente, quindi si fermerà perché state utilizzando principalmente il PC per giocare. E come sapete, un PC che viene usato per gioco viene usata la scheda video. Di conseguenza, il processo di mining viene fermato automaticamente. In un prossimo video troverete una guida su come effettuare mining tramite cloud, quindi senza utilizzare l'hardware. Per questo video è tutto, spero che il video vi sia stato utile. Per qualsiasi informazione, come sempre, non esitate a lasciarmi dei commenti qua sotto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!